Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi vi vorrei parlare di un argomento molto importante, ossia la purificazione del mazzo di carte. Sia che si tratti di tarocchi, sia che si tratti di sibille, è veramente molto importante purificare il mazzo. E ci sono dei momenti particolari in cui è meglio fare questa operazione. Sicuramente quando comprate il mazzo, perché quando è nuovo è stato maneggiato sicuramente da altre persone, quindi potrebbe aver assorbito delle energie negative. Quindi appena acquistate il mazzo e lo portate a casa è necessario purificarlo. Poi ci sono anche dei momenti, diciamo, in cui è bene e consigliabile purificarlo. Ossia quando il mazzo è stato utilizzato tante volte, perché quando l'avete utilizzato tante volte potrebbe aver assorbito uno stato d'animo negativo, un momento magari della vostra vita non particolarmente felice, quindi potrebbe essere, diciamo, impregnato di energia negativa dopo tanto tempo e quindi è bene dopo un po' purificarlo. Oppure anche quando c'è un mazzo di tarocchi che magari è rimasto inutilizzato per troppo tempo, quindi in quel caso potrebbe aver assorbito delle energie negative, magari perché è stato fermo in un angolo della casa dove ci sono stati magari dei litigi, delle discussioni, delle cose del genere, e quindi potrebbe aver assorbito queste energie, quindi in quel caso è bene purificarlo se decidete di utilizzarlo. Per purificare il mazzo ci sono veramente tantissimi metodi, quindi non era possibile elencarveli tutti in questo video, però ho scelto alcuni metodi che sono secondo me semplici e utili e poi vi racconterò qual è il mio personale metodo di purificazione, che è un metodo che ho ideato prendendo spunto da altri metodi già esistenti, ma ho, diciamo che ho messo insieme alcuni elementi per renderlo molto personalizzato. Partiamo con i metodi tradizionali. Quello più tradizionale di tutti e il più semplice, ma anche il più efficace, è quello di mischiare le carte, perché mischiando le carte si tolgono tutte le energie negative e si reintroducono energie positive. Quindi proprio l'atto del mischiare, quindi andare verso il basso, manda verso il basso le energie negative e poi reintroduce dall'alto le vostre energie positive. Quindi mischiare il mazzo di carte è veramente importante per la purificazione. Un altro metodo di purificazione che mi piace veramente moltissimo è la combinazione dei quattro elementi, che sono la terra, l'aria, il fuoco e l'acqua. Questo è veramente un metodo molto bello, secondo me, e anche molto efficace. Consiste nel bruciare all'interno di una conchiglia alcune erbe vicino al vostro mazzo di carte. Gli elementi vengono combinati tutti e quattro e faranno in modo che il mazzo assorba tutte queste grandi energie che derivano dai quattro elementi della terra, dell'acqua, del fuoco e dell'aria. Le erbe rappresentano appunto l'elemento terra, solitamente vengono utilizzate la salvia e l'incenso. All'interno della conchiglia, quindi che rappresenta l'acqua, perché l'elemento acqua è rappresentato molto bene dalla conchiglia, che può essere una conchiglia che voi preferite di qualsiasi tipo. Poi l'elemento fuoco ovviamente è quello dominante perché voi darete fuoco a queste erbe all'interno della conchiglia e quando uscirà il fumo sarà l'elemento aria, quindi è veramente un bellissimo metodo questo che lascerà anche tra l'altro in casa vostra un profumo molto gradevole, quindi è veramente un metodo che mi piace molto. Poi un altro metodo veramente molto molto semplice è strofinare le carte una a una con un panno ovviamente che deve essere a sua volta un panno puro, quindi non un panno che abbia assorbito energie negative, può essere un panno di seta o di cotone, cospargete magari un pochino di sale che assorbe sempre le energie negative e strofinate le carte. Io a me piace di più dire massaggiate le carte perché deve essere comunque quasi una carezza che fate alle carte, quindi una cosa molto delicata, una a una le carte in modo da togliere tutta l'energia negativa. Veniamo al mio personale metodo. Io non uso questi metodi, anche se li conosco, però ne uso uno molto molto più personale, che ho ideato perché non riuscivo a trovare tra tutti i metodi tradizionali quello che veramente mi piaceva e mi faceva sentire il mazzo davvero purificato. Quindi ho scelto di mischiare le carte perché lo ritengo sempre un metodo molto efficace. Poi ho scelto di inserire le carte all'interno di un sacchettino, che è un sacchettino di seta oppure un sacchettino di lino, dipende,
inserisco le carte insieme a una manciata di sale grosso perché il sale grosso assorbe tutta l'energia negativa, però il mazzo ha anche bisogno di assorbire poi energia positiva. E quindi per fare questo ho scelto di inserire all'interno del sacchettino un oggetto che per me abbia una valenza positiva, che abbia una grande carica energetica. E io personalmente ho scelto un sasso, che è questo, ve lo faccio vedere. È un sasso che ho raccolto su una spiaggia in una giornata in cui mi sentivo veramente molto bene, molto energica, molto serena, e quindi questo sasso per me è proprio quello che rappresenta il massimo dell'energia positiva. E quindi io ho scelto appunto di inserire questo oggetto che ha per me tutta questa carica energetica all'interno del sacchettino con i miei tarocchi. Ovviamente, se voi sceglierete di utilizzare questo metodo, dovrete scegliere un oggetto che abbia per voi una grande carica energetica, quindi nel mio caso il sasso, magari nel vostro caso potrebbe essere un altro oggetto. Lo inserite all'interno del sacchettino con i tarocchi e con il sale grosso. Dopodiché, io ho scelto anche di far sì che al mio mazzo di tarocchi arrivi quanta più energia possibile. E quindi ho scelto di fare questa operazione quando c'è la luna piena, perché la luna piena fornisce veramente una grande energia. Se voi pensate che ha influenza sulle maree, che ha influenza sui raccolti, già capite quanta energia ha la luna. Quindi io ho scelto appunto di far assorbire al mio mazzo anche questo tipo di energia. Quindi semplicemente quando c'è la luna piena metto dentro al mio sacchettino le carte con il sale grosso e il mio sasso, il mio oggetto. E poi li lascio semplicemente a riposare durante la notte, quindi in un angolo tranquillo della casa, un angolo che vi faccia sentire tranquilli, sereni, in pace. Lasciate il sacchettino lì a riposare, poi la mattina dopo potete toglierlo e il vostro mazzo sarà pronto e purificato. Questo è il mio metodo, quello che io uso, col quale mi trovo meglio, poi ovviamente ognuno deve trovare il suo metodo preferito, però insomma io in questo video ho voluto darvi un pochino di informazioni relative alla purificazione del mazzo, parlandovi di alcuni mezzi, perché chi magari non è ancora, diciamo, tanto pratico con queste cose ha bisogno anche di qualche piccolo consiglio. Magari se vi va commentate il video così mi fate sapere qual è il vostro metodo di purificazione, quale vi piace di più, se ne avete provato magari qualcuno diverso, come vi siete trovati. Insomma, a me fa sempre piacere condividere queste cose con voi. Chiudo qui questo video, vi mando un bacio, vi auguro una splendida serata e vi do appuntamento alla prossima. Ciao ragazzi!